Vediamo chi lo vince lo ciampino, via. Il mitico, il mitico. Siamo già in diretta per il ground. Ripopolamento, ripopolamento in diretta. Buonasera a tutti ragazzi, siamo qui ancora in diretta una volta, guardate qui, siamo in orario. Ciao Antonio, buongiorno. Antonio, buongiorno, siamo qui con l'omino della Bitcoin, il grande Mirko, come chiave oggi straordinario, però è in polemica oggi, perché siamo in scienziati. Siamo scioccati, sei scioccato, poi ci dirai perché, insomma, dove li stai tutti questi giorni? A meditare. Ciao Francesca, buonasera. Buonasera ancora da Capelli Intelligenti, presidente Max, il miglior canale per le vostre soluzioni super innovative con la tecnologia del geco e per i nostri capelli intelligenti. Ciao. Siamo arrabbiati. Buonasera agli amici di Instagram, un saluto. Continuate a seguirci in questo momento di transizione economica, attenzione, quindi di eliminazione parziale delle restrizioni. Vediamo. Ciao Elena, ciao Elisabetta, come state? Il grande Mirko, oggi è in polemica, perché mi dicevi che sei in polemica? Sono in polemica oggi. Sì? Ora si sta aspettando le nuvole. Ciao Nelly! Siamo tutti in polemica. Perché? Ora ce lo dirai. È vero. Ce lo dirai. Abbiamo assistito... Ma c'hai un bel occhiale oggi. Abbiamo assistito... Poi da vicino. Abbiamo assistito da... Ciao Elsa, buonasera, come state ragazzi? Fateci sapere, so che è un orario... Balordo, sì, perché sono le 3, poi ha messo pioggia nei prossimi giorni qui in Toscana. Davvero, meno male, se Dio vuole. Però qualcuno mi ha detto, oggi un mio cliente mi ha detto che c'ha un'azienda agricola importante, sì. Verso il mare, se non piove è un problema. Quindi se dovesse piovere 2 giorni, 3 giorni sarebbe... Fa bene. Ciao Carlo, come state? Ragazzi, fateci sapere, il grande Mirko è in polemica. Ciao Antonella. Polemica al 100%. Intanto aspettiamo Lady Blue, che ieri gli è arrivata la macchina supernova. Davvero? Ciao Michela, buongiorno. Come state? Siete straordinari ragazzi, continuate a seguirci, perché noi siamo contenti quando voi siete tantissimi e ci seguite continuamente. Ciao Massimo. Gli amici di Instagram cosa dicono? Mettete un bel pollicione nei commenti, gente. Ciao Frau. Saluto ai nostri top clienti. Salutiamo tutti. Top fan. Allora. Ciao Lorenzo. Ciao Frau. In quanti siamo? Ciao Gianni. Ci aspetta un altro pochino. Qui sì. Siamo meglio, Perché alle 3 lo so che siete al lavoro, però andiamo a vedere il grande Mirko oggi. Col ciuffo. Ci saluta Federico, ci saluta Sara. Praticamente ciao, vi farò il ciuffo. Vi farò il ciuffo così. È arrivata la con i capelli mia. Da voi. Dove siete? Fateci sapere. In che zona? Ciao Marco. Ciao. Salvatore. Ciao Gianni. Sento la porta si apre e arriva Lady Blue. Arriva Lady Blue. Lady Blue. Un minuto di silenzio. Dai, ciao. Un minuto di silenzio. Allora, fammi capire quindi. Dai. Scusa. Leggermente un po' più lì, va bene. Dai. Attenzione a mettere le mani addosso, scatta la denuncia, Scatta la denuncia. Ah no, scusami, guardate bene che qui c'era quella colla bianca che avete visto tutti, Guardate la colla. Toccate la colla per i topi che usano ancora. Toccate la colla. Allora, c'è la colla per i topi, controllate bene. Usano ancora la colla per i topi. Vai. Saluta Leo. Ciao. Mitico Leo. Mitico. Quindi che ci dici su questo? Questa polemica del grande Mirko, perché non so perché questa polemica del grande Mirko, perché questa polemica, no? Che è successo in questi giorni? Sentivo un po' di... No, ho visto delle cose ragazzi agghiaccianti, Nel 2022 ho sentito e visto delle cose agghiaccianti. Cioè, che la gente veramente o è matta, perché veramente o è matta, o ha dei problemi a livello mentale, perché non so se avete notato la puntata delle Iene, non so quanti di voi l'ha vista la puntata delle Iene. Dovevi andare a parare. Avete visto la puntata delle Iene? A me me l'hanno mandata, non l'avevo vista. In quanti l'avete vista le puntate delle Iene? L'hanno visto. Ciao Marzia, sì l'abbiamo vista mi dicono. Sì. No, che ne pensano? No, veramente, ha detto una cosa del genere... agghiacciante come quella che abbiamo visto. Un disastro.
No, veramente. Che è successo? No, ho visto mettere sulla testa ancora la colla bianca. La colla bianca che me la mettevano nel 1996, a me, 96-98. Tanto si sa, cioè ancora siamo rimasti lì, ragazzi. Alla colla. Poi la chiamano Patch. Ciao Pina, il ciao gatto Giovanna. Morto. Come la chiamano? Patch. La chiamano Patch. Dice che il Patch non fa il prurito, perché la colla. Ciao Maurizio, come stai? Grande, sarò lì presto, ti aspettiamo. Dove vai? Dove vieni? In Toscana o vai in altri posti in Italia? Leo dice solo tutte chiacchiere, solo show. No, ma c'è gente. Ciao Nicola, cioè però allora. Una cosa che volevo dire io, no? Perché ho visto qualcuno. Cioè, io dico oggi, no? Noi sono un po' sensibili, no? Sempre, se mi posso permettere una cosa. Aspetta. Aspetta. Lo fa, no? Sì, lo no, fa. No, perfetto. Dove? Perfetto. Sara dice Lady Blue è la numero uno. Lady Blue, raccontaci anche. Ma il problema è che Lady Blue ha comprato la macchina e non ci si ragiona più. Allora, sì, ci vuole l'appuntamento. Com'è? Bello. È straordinaria, la guida da sola, non c'è neanche più il volante. Ciao Nicola, ciao Manuela, posso dire una cosa, ragazzi? Noi chi ci segue da tanto, dai, da poco, e va a vedere i nostri live, noi stiamo dicendo vuoi che vuoi tagliare? No, ma vai. Va bene così. Federica dice con la colla basta, no? Io dico la colla, l'ultima colla. Federica dice che tipo di impianto è stato applicato in testa? C'è poca informazione riguardo l'argomento. Brava, brava, questo è un problema grosso, brava. Ecco, risponde a lei. Questo è un problema grosso. Che ci vogliono affossare, perché con questa mano ci vogliono affossare. E vogliono far credere che esiste solo quello con la colla, ma non è vero. Cioè non è vero, perché la gente giustamente non lo sa. Io penso che molta gente non sa la realtà nostra, perché non la conosce. Veramente. Ciao Emilia, come stai? Non la conosce la realtà nostra. C'è un Mirko in polemia perché è arrabbiato, perché ancora ha visto che spannano le colle. Sergio invece dice, ragazzi, davvero si può trasformare una membrana a colla in una vostra? Brava. Con la vostra tecnologia. Certo. Sergio, certo. Ciao, dove ci chiami Sergio? Certo, sicuro. C'hai la possibilità di fare la prova 30 smart a un costo di 149 euro più IVA. Ne abbiamo avuto tantissime prenotazioni nell'ultimo mese, proprio perché poi dopo è uscito il servizio delle Iene. Io penso che, allora, se oggi lavorate, cioè, o comunque vi mettono la colla, sappiate che siete antichi, vecchi. La tecnologia del GECO ormai è come mettere le scarpe vecchie. Vai in negozio e dici, c'è un paio di scarpe vecchie, uguale. 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 Ha fatto vedere un servizio uguale, che uguale. Anche quanto ogni quanto bisogna staccarlo. Ma che si. Non si stacca. Ma che. Io ho visto, ragazzi, il mare. Io invocherei quello delle Iene per davvero. Perché lui non poteva fare il bagno in mare, lo capisco, perché io l'ho provata quella cosa lì. Ed è vero, ma io non inviterei a fare questo tipo di impianto e digli buttati in mare, vedi se si stacca, vedi se il sole ti fa prurito, se si stacca. Io le sfiderei queste persone. Dall'A alla B io le sfiderei, ma nel senso buono. Io nel senso buono le sfiderei. Vi posso garantire nel senso buono, senza fare i fenomeni o i cosi del caso. Io le sfiderei. Uno vuole sapere quanto dura una patch. No, fermi. Fermi tutti. No, la patch, no, la patch a noi non ci interessa. Quanto dura non ci interessa. Io l'ho provata per anni, perché sono 20 anni di impianti, non uno, 20. Sicché voglio dire, io l'ho provata quella cosa lì. Sicché so benissimo che è drappurito, il caldo rompe il cavolo, io ho sofferto una vita. Sicché ciao, voglio dire, a me non mi incantano. Più si va avanti, più a me non mi incantano. Non siamo all'epoca di Pappagone. Davvero. Ecco, che Emilia dice, non siamo all'epoca di Pappagone. Davvero, davvero. Dire, ciao. Io, lui mi diceva, scusa, allora io fatemi, scusate un attimo se posso intervenire. Sono un sacco di commenti. Allora, scusami un attimo, riparti. Perché da dove viene questo nome Patch? Io non ho capito bene, perché tradotto in italiano significa pezza, no? Io non ho capito. Che pezza è? Toppa. Toppa. Ma che toppa è? Cioè, fatemi capire questo nome da dove viene. Guardate il frontale, così, voi ve lo scordate, ma non per cattiveria. Ma non è un discorso ormai, il discorso è questo. Lui dice, scusate l'ignoranza, intendevo un vostro impianto quanto dura. No, perché ora si usa, no? Quello perché l'impianto. Forse l'hai vista alle Iene questo nome. L'impianto può durare due mesi, tre mesi, a seconda anche dalla tua. Dalla tua pelle, dal tuo primo. Che significa? Io ho fatto il bagno in mare e non si stacca nulla, dice l'Irene. Sergio dice: ho una membrana tradizionale. A questo punto, per sperimentare la vostra tecnologia, comincerei trasformando una vecchia impianto. Digli che è bene. Allora, faccio due domande: come si chiama lui?
Sergio, dimmi un attimo, rispondimi a questa domanda qua. Allora, per essere possibile la trasformazione della tecnologia del GE, quindi con quelli intelligenti, il tuo impianto deve avere una caratteristica, deve essere in poliuretano completo. Se è così è fattibile, perché poi deve essere passata dalle nostre macchine, deve essere fatta tutta una lavorazione particolare che richiede non più di due giorni. Okay. E poi prenotare la prova 30 smart a 149 euro più IVA, che siete in tantissimi, lo state facendo. Remember invece dice, quindi spiegate meglio, te lo compri, lo metti e quanto tempo dura e a che prezzo? Ok. Federica allora dice, che tipo di impianto è stato applicato il signore senza colla? Sì, certo. Allora, okay. Io colle, facciamo è da anni che non la metto la colla sulla testa. Dimmi. Lo compri, te lo metti e quanto dura e prezzo? Ok, lo compri, effettivamente è così, fai la prova 30 che ha un costo di 450 euro, lo applichi senza più bisogno di colle ed adesivi, ma c'è già integrata la membrana del GECO, quindi questo no, è il brevetto. Io scusate, no, io posso fare un altro ragionamento, guarda, io faccio un altro ragionamento. Quando vi fate, io sono uno che ama i tatuaggi, no? Io aspetto anni per fissare da quelli bravi. Io non vado da gente estetista a farmi tatuare. Io vado da quelli più bravi perché ti rimane tutta la vita. Vi dico questo per un semplice motivo, ma non ve lo dico anche arrabbiato. Cioè, muovete quello cazzo di culo e venite qua. Perché siccome vi risolve la vita questo, cioè, pigliate l'appuntamento e venite qua. E dovete toccare e vedere con mano. È vero, fare le domande serve. Mi dico, però mercoledì nuovo servizio delle IEN, ma mercoledì prossimo c'è anche mercoledì, c'è mercoledì anche ora. Un altro sì, perché poi loro. Perché, che è successo? Non lo so. Però sì, quello che ancora vi chiedo. Quello che vi chiedo, perché c'è, è una cosa che vi cambia la vita, perché ho visto gente soffrire, perché l'ho sofferto io. Che capisco il disagio. Però dico, muovete quel culo e venite a Firenze e dite scusate, chi siete? Se non va, mi rimborsate il viaggio se veramente dite cazzate. Ciao Carmela. Massi vi rimborserà il viaggio se dice cazzate. Dice guarda, ciao, questi Maria, sono ciao, 200 euro, tornate a casa, ciao, Irene, scusate. Ciao. Allora lo capisco, c'è poca informazione ragazzi perché c'è un gran casino. Io, noi è 10 anni che si fa la lotta. Cercando. Elisa dice che ti ama, Mir. Elisa, bella Elisa, bella Elisa, come il sole. Fammi vedere se sei naturale o sei pigmentato. La gente veramente non capisce il cambio di passo che ha questo impianto. Cioè questo impianto, perché so, poi allora, la chiamata come vi pare. La colla che hanno fatto vedere alle Iene, va bene? Segnatevi questo, che ormai è tanti anni. E la tecnologia che usa Mirko, la tecnologia del GECO, Sergio dice, è la differenza fra la dentiera e un dente fisso. Sergio dice che al mare si crea l'effetto marmellata. No, davvero? Cioè, la cosa... No, Sergio, dimmi un attimo una cosa. Che colla usi te? Cioè, Dio madonna. Fuori Dio. Usate solo le colle. Dio madonna. Ma io pago un pullman, venite al mare con me, puttana troia. Pago un pullman. Quanti siete quelli? Dovete venire al mare Sergio con me, perché... Sergio, cioè, voglio dire... Il suo è un poli, non è totale. È una sorta di semiluna, tipo quella che mette Antoine l'artista, però ha uno spessore di 0,6. Dai. Ma è tutto poliuretano? Dai. È in poli. Io vi prego di non ragionare come tanti che dice... Quanto hai speso per fare il tatuaggio? 1.000 euro, madonna, 1.000, ma è troppo, ma vi rimane tutta la vita, cioè andate a fare, siamo sempre lì ragazzi, cioè i capelli e ve li vedano, io vedo Massi, quanta gente, io poi sono affezionato, sono un amico, io un lavoro all'interno. Marco ormai usa solo l'adesivo, no, Marco. Ma che Marco, dai, sta buono, perché Marco, non si scioglie, Marco, basta, giusto? Io. Allora, qui abbiamo Lady Blue, no? Poi quando cioè, magari cioè, la differenza è come mangiare e stare a vedere, Emiliano, no? Dio, madonna, allora, Lady Blue, te che sei una tecnica ormai di lunga data, no? Mi dici una cosa, no, ma niente, a posto. E ti dicevo, seguimi il mio ragionamento. Perché spiegano qui, siccome usano gli adesivi, le colle, perché dovrebbero utilizzare la tecnologia del gel al posto della colla? Per tanti motivi, a partire anche dalla cute, che ovviamente la cute una volta che la levi, avete visto Mirko che giustamente sotto la cute è perfetta, è bianca, non ha prurito, non ha arrossamenti, come gestione di capelli si gestiscono come i capelli propri, Dio no, tranquillamente. Ma la differenza di prestazione, per esempio, perché prestazione dura di più. Anche tipo come fase igienica dura di più la. Ma poi si puliscono da soli, cioè ragazzi, ma veramente sì, sono delle cose. Si autopulisce. Solo vuole sapere, che l'ha già fatta anche prima questa domanda, che tipo di impianto ha Mirko? È senza colla? Certo, sì, che è senza la colla. La membrana 3T, sì, quindi se vai a vedere, se vai a vedere. Se io oggi. Ha un innesto a U, certo, sottile,
con la membrana. Noi la colla non la usiamo. Allora. Nel senso, oggi forse c'è rimasto un 1% di persone. Sì, uno, sì. Sì, sì. Però c'è gente che veramente perché è tosta. Perché hanno della tecnologia vecchia, magari vengono da delle tecnologie vecchie che sono ancora ancorati a quella vecchia, non si capisce il motivo. Logicamente, se gli levi la colla, pensano che magari non si trovino, no? Hanno paura. Sì, prendo, chiaro? Non si sentono nulla in testa. Okay. A me che sono donna ha cambiato la vita veramente. Lei dice, brava, nel tempo la cute si danneggia. Sono da fino al salone dal maestro, mitico, mitico Rino. Salutami il maestro, eh. Remember, vuole sapere ogni quanto si deve togliere. Salutami il maestro. In base all'accusa del cliente, comunque andiamo dai 40 giorni ai... Dipende, due mesi, santa, tranquillamente. Dipende dal cliente, dipende in base all'esigenza del cliente. Dipende quanto si scarica la tecnologia, però io dico, la media può stare, se puoi gestirti da solo. Sì, certo. Come quando uno si va dal parrucchiere una volta al mese. Te butti via il pennello, perché usa la colla, no? E te gestisci, quindi la tecnologia del giro la puoi togliere e rimettere. Posso andare super, mi sta crackerizzo. Con ciuffetto così, crackerizzo. Cosa fa? Bisogna provarla, perché io oggi ho persone che ci telefonano decine un giorno, dicevano di 7 giorni con la colla mi cola tutto. C'ho un problema, c'ho il prurito, ma è così, perché noi fino al 2010 ci usavamo questo. Sì. Non è una scoperta che mi hanno fatto vedere, poi dopo cercherò di riaccomodare quello che fanno, no? Federica vuole sapere se stiamo solo a Firenze. No, per chi soffre come me, però la testa è possibile farlo. Però le prime volte dobbiamo venire qua, eh. Ciao Gabriele. Almeno una volta dobbiamo venire qua, ragazzi. Sì. La prima volta dovete venire qua. Ciao Mitico Pino, un maestro per tutti, un maestro. Che si comprano un po' di più che lo lascio andare. Mi raccomando, col foro. Andate a Torino, c'è un grande Pino Amati. Attenzione, la storia di questo settore. No. Un onore averlo nel nostro staff. Passati 60 giorni, poi che si deve fare? Il cliente viene qua, io gliela levo, gli rigenero la testa, gli rigenero l'impianto e gli viene rimesso in testa con la tecnologia 3D. Cioè, molto semplice. Però ragazzi, lo potete fare direttamente a casa, perché se voi volendo, avete, sì. Voi avete il doppio geco a casa, voi ogni volta si scarica uno, mettete l'altro e si ricarica il primo impianto. Ma voi non potete gestirli direttamente. Ti fa un esempio: se si andasse sulla tecnologia long range, no, solo è mia perché quindi, mi si gonfiano. La tecnologia del geco long range, all'impianto fare. No, i tuoi sì. Ecco, parlami un attimo per chi volesse fare la tecnologia long range. Allora, quanto sono i tempi? Se uno volesse stare fuori... Se uno ovviamente si vuole trattare da solo la tecnologia long range, 6 mesi tranquillamente. 6 mesi, dai 4, 5, 6 mesi. Dai 4, sì, ai 6 mesi. Ai 6 mesi, quindi tornerete solamente a cambiare il dispositivo... Sì. Del geo comunque vi viene spedito direttamente a casa e poi fate l'applicazione, cioè è come... No, è molto semplice, viene già ritagliato. Ciao Gabriele, ascolta, se c'è la psoriasi, va bene, quindi allora la membrana del geo, quindi essendo un dispositivo meglio, viene applicato curare, che va a curare questa parte quindi della pelle, quindi una tua disfunzione della pelle, certo lo puoi fare perché ho tanti clienti che avevano una psoriasi. Casco quindi vuole sapere il prezzo a grandi linee. Il prezzo, la prova. Il primo passo da fare è prenotare la prova 30, che ha un costo di 450 euro più IVA, quindi noi lo diciamo sempre. Quindi il prezzo è 450 euro più IVA su quello che vedete voi adesso. Fate la prova 30, viene fatta la scheda, poi dopo i 30 giorni potete decidere se fermarvi o andare avanti. Fatti. Se andate avanti vi viene dato il cashback, le 450 euro, quindi non avete nessun tipo di costo aggiuntivo. E fate il piano di garanzia annuale. Non ho parole. Federica vuole sapere se si può fare anche il bagno in mare, dici te. Certo. No, di testa mi tuffo, Fede, quelli altri non lo fanno, eh. Cioè, Fede, ti giuro che hai io di testa. La pubblicità delle Iene. Ti giuro. Che dici? Anzi, quest'estate si farà. Di testa. Tra breve si fa. Certo. Tra Tanti. Breve vedrai, si va anche in centro benessere, voglio vedere qua. Ciao Pasquale, che costi ha l'igiene? Ma che, anche... Ma io sono stato nei paesi caldi che c'era 50 gradi, ragazzi, cioè io l'ho provata veramente... 20 anni, Antonio dice, 20 anni dice tagliatevi esperienza. Le mani, lo so, Antonio, lo so. Lo so che sei un grande, lo so. Antonio, mi devo tagliare le mani. Che costi ha l'igiene? Che spettacolo. Ragazzi, la l'attaccatura è pazzesca. Jack e Sergio. Ciao Jack. No, vabbè, ma l'attaccatura può essere meglio perché qua non c'è luce. E poi la tecnologia del geco, sappiate che i legami ionici li fa più bassi possibile, quindi e nelle 24 ore si abbassa completamente. Allora,
no, il colore della pelle. Io poi so benissimo le malelingue che sono tanti anni nel commercio che vi dicono: guarda, che costi all'igiene, scusami, che costi all'igiene. Però ecco, per l'igiene io direi, Pasquale, che ti puoi gestire da solo, quindi la membrana del gel la puoi ricaricare, quindi con il kit di ricarica, quindi non è un problema. E ha un costo, a casa quanto ha un costo? Di 70. A casa? A casa no. Casa con il kit della fase igienica, 20 euro compreso di membrana. 20 euro costa quella a casa? Sì. Se lo fate qui? Se gli si manda tutto il kit, ho compreso... Solo il kit. Dai, dalle 40 sia alle 50. Dalle 40, quindi se lo fai da solo, ma non lo farai una volta al mese. Quindi se vai in un centro, ha un costo variabile dalle 60 alle 70. Sì, no, capito, sì, okay. Nel centro, sì. Per la ricarica della membrana, ma io ti dico, Pasquale, che la membrana va rigenerata in doppione, quindi... Va bene, quindi quando ti si scarica la prima, c'è cioè la seconda, la applichi tranquillamente in un secondo e mezzo dove sei e intanto si rigenera l'altra. Federica vuole sapere se si tratta anche protesi femminili totali. Sì, certo. Se vai a vedere i nostri live, sì, i nostri ci sono canali, anche delle donne. Tantissime parziali, donne. Totali, sì, sì. E quelli noi consigliamo per il lungo periodo, se uno deve stare fuori 5, 6, 7 mesi, 8 mesi. Di avere il cambio. Avere il cambio con la long range, quindi voi non avete nessun tipo di problema di fare anche le manutenzioni che si faceva anche prima con la colla. Io settimana. Potrei anche fare psicologo per l'uscita la sera alle clienti. Ciao Mario, ciao Alvarez. Lascio il tuo numero in diretta. Lascio il numero 33. Ehi là. Giuseppe vuole sapere che membrana è e i capelli da dove provengono. Allora, i capelli provengono da una situazione che non esistono capelli, perché vengono proprio, perché questo è il trucco, no? Quelli sono molti capelli veri, cosa importante. Del mestiere, questi capelli hanno una caratteristica che altri capelli non possono avere nel commercio, giusto se sbaglio? Sì. Come si chiama lui? Giuseppe. Il capello è un capello trattato, poi dopo viene fatto un trattamento speciale, certo. Che prende il nome, cioè, che è brevettato, ci sono... più di un brevetto su questo trattamento su capelli. Facciamo direttamente noi e vengono ionizzati. Quindi questi e prendono il nome di capelli intelligenti. Quindi sono capelli ionizzati, sono diversi. Europei, standard. Io capisco che l'effetto del capello europeo potrebbe essere meglio, perché lì è il bando della matassa. Oh, ciao Salva! Però, il nostro modello dei poveri, il tronco de faggio, grande. Oggi è rosso. Oggi è rosso. Sì, ma insieme alle scarpe. Ciao Lorena, no, guarda. Guarda le scarpe. Barbabietola rossa. Questo che è la barbabietola rossa, quella, diglielo. Salva, ma hai visto l'occhiale o no? Cioè l'occhiale Salva. Da fenomeno. L'occhiale c'è la nebbia. Leonardo dice, nel capo. PT, unici e speciali da sportivo, vi dico solo che la concorrenza non ci fa paura perché vogliamo vincere. Grande Leo. No, ora, no, così è di presunzione, non vorremmo essere così presuntuosi, secondo me, è giusto, però la gente lo deve conoscere, questa 3T, perché la gente chiacchiera, però... Un utilizzatore, no? Come funziona? Sì. Cazzo, alla casa Ferrari gli fai un baffo. Davvero, ha detto Salva. Grazie. Non so se è diventato sponsor della Ferrari, quindi Salva. Questo occhiale però è della Lamborghini, mi sembra, no? Sì, giallo. È giallo, eh? Giuseppe dice che quando riguarda la manutenzione si può fare a casa tranquillamente. Sì. Una volta che hai imparato, io non so se c'ha già un impianto. Devi solo scartare il geco. No, vada vegano, lo fai. Come una caramella, no? E lo metti. Non so se c'ha gli impianti. Se c'è una cosa importante, te c'è un video dove fai vedere a casa come la vai a mettere la membrana di gel, certo. con l'acqua, lavare con l'acqua e la rimessa con l'acqua, cioè cose che sembra fantascienza, che usano a Marte. Io sono andato su con la navicella spaziale, a Marte si usa, cioè te lo lavi con l'acqua e te lo metti con l'acqua. Ma dove esiste? Dai, state fermi. Io quando ho sentito l'altra sera, cioè la pelle mi si è... ho fatto la capriola dal divano, ho detto non è possibile, cioè questi non sanno neanche l'esistenza, non sanno, cioè ragazzi, io non faccio nomi, però direi anche al noto cantante di verificare anche queste cose. È giusto che lui si trova ciao bene. Ciao Alessandro, ciao Rosalba, ciao Pietro. Insomma, che volevi dire? Spiegare una volta per tutte, cioè voglio dire, ma se si parla ancora... Di colle? Di che si parla ancora? Cioè, non so. Non lo so. Io perciò mi arrabbio, cioè io inviterei queste persone. Io avevo visto quel signore che mi hanno mandato il video, no? Sì, delle Iene, quel ragazzo lì che si voleva togliere, non so se è montato, non ti offende, però non so se. Perché se fosse veramente vero,
se fosse bisogna prenderlo con le... No, veramente, se fosse veramente vero, io ti inviterei a chiamare qui cioè non so come rintracciare questa persona e ti regaliamo noi, cioè la tecnologia del gioco per la prova, per farti capire la diversità veramente. Massi in comunione d'accordo ha detto: guarda, se viene gli regala all'azienda la prova 30 per fargli capire veramente cosa. Se non è montato, io della telefinzione non mi fido. Neanch'io, se non è montato. Certo. Però quel signore là che parlava con sua moglie, io direi: scusami, guarda, sai che c'è la tecnologia del GECO, quindi... che non ha mai provato, non si parla di colle. E magari ti levi questo dubbio, i problemi che hai, insomma. Certo. Butti via la colla, butti via quella, cioè ci facevi il gavettone. Dio, madonna, ci facevi la prova del gavettone. Il gavettone, perché con gli impianti ci fai il gavettone. Federica dice: c'è davvero poca informazione, che cos'è la tecnologia del GECO? La tecnologia del GECO. Vatti a vedere, Federica, scusami, vatti a vedere anche i filmati nostri sul sito internet. Sul sito. La tecnologia. Te fai una tecnologia a scambio ionico, quindi si è scomodato un po' di scienza per far funzionare questa tecnologia. Cioè, le colle cosa fanno? Sono il vecchio mondo, no? Sono le chiavi. È mai andata. Non traspirano, creano problemi e poi piano piano non aderiscono più, cioè, quindi dopo qualche giorno. La tecnologia del GECO funziona nel contrario: quando è stata brevettata è stata cambiata proprio l'interazione polimero-cheratinico-acqua, quindi i legami che fa con polimero, cheratina e acqua, quindi sono chiamati legami covalenti. Se qualcuno di voi ha fatto un po' di chimica, io ne ho studiata tanta, e il legame covalente è un legame debole, che sono in un centimetro quadro, ce ne sono che milioni, questi capelli li metti, che crea una forza di attrazione che arriva fino a 80 kg. No, ma poi vi dico un'altra cosa che non avete notato, perché molti oggi si affacciano: i capelli che mettete negli impianti a colla hanno una sua piega, cioè non le potete mettere come questi, cazzo. Cioè, quello che vi dico, non le potete buttare o a destra o a sinistra, perché stanno stanno solo da una parte, Jack, ragazzi. Dove li metti? Via, ormai prova a tirare i capelli davanti per vedere l'effetto sulla pelle. No, vedi lui a tirarmeli, perché io può anche finta di tirarli. Io veramente vi invito a mi faccio trovare qui e tirate voi, perché tanto si può fare tutte le prove del mondo. Ma si può fare tutte le prove del mondo, La gente può fare tutte le prove del mondo, ma deve provarlo. Io non ci credevo, perché io quando ho fatto l'altro non ci credevo. Voglio sapere, ma con questa tecnologia ci possono essere lo stesso piccoli rialzi sul frontale, e in quel caso come si attacca il ritocchino? No, il ritocco lo cancelli dal tuo vocabolario. Cosa fai, Sergio? Te prendi le mani, i diti tuoi, pressi, quindi se succedesse, non succede, succedesse, quindi con la sola pressione, quindi e gli dai un po' d'acqua perché lui si leva, si ricarica, e lo lasci fare e ritorna come era prima. Federica dice: ma sono iniettati? Iniettati? Che senso? No, questi no. No, non sono iniettati. Ciao Sami, ciao Takir, ciao Stefano. Grande, c'è la Sami. Ciao Sami. Ciao Sami. Jack dice: ha, grazie, ora gli ci vuole il collare per le vertebre, è uno spettacolo, complimenti. Si può tirare ancora? Basta. Jack la schiena, Basta, c'ho un dolore, bravo, per quello. Allora, se c'è qualcuno che usa la porta e ci sta seguendo? Dai, davvero. Vorrei sapere se uno mi risponde, mi diceva Sergio, chi era? No, io voglio collare. Sergio, te che Sergio, sei basta. Forse mediamente esperto. Sergio, riesci a vedere la differenza di questi capelli e di quelli che usi te? Me lo spieghi un attimo, se te sei un portatore lo capisce questo. Perché qui lui ha come un campo magnetico, lo vedi questi capelli come fanno? Fanno questo gestione, perché questo non è un capello iniettato, no? Come dite voi, ma questo è un capello... addirittura a U, ma con la tecnologia del GECO per intelligenti prende una piega completamente differente. Vedi, non si usano mai nei gel, a parte lui lo uso, ma anche Lady Blue
cioè i capelli intelligenti hanno bisogno per, quindi per funzionare sia la fettuccia del geco, acqua e proteine, punto, basta, né oli siliconi, né oli minerali, il resto è tutto via, buttate nel cestino, tutto il resto è noia. Sergio dice, eccomi, sì, uso colla acrilica, si vede una differenza enorme. No, no, ma Sergio, ma di dov'è Sergio? Sergio! Dirò, Sergio, perché non vieni qua, Sergio? No, aspetta, volevo Sergio, dimmi la verità, cioè, che differenza vedi nei capelli? Scusami. Secondo te, che sei un portatore, no? Cioè, te parti dal presupposto che i capelli sono recinti. 20 anni di colla, Sergio. Vedi che questi capelli sono 20 anni di colla, Sergio, sapevo. Però ti ho detto, non sono capelli europei, non sono capelli con le squame, non sono capelli italiani, ma sono capelli intelligenti. Punto. Questo, dimmi cosa vedi. Federica vuole sapere che durata fa. Che durata può avere? Federica, può avere, cioè, dai... Ma lui mediamente ogni 3-4 mesi lo cambia. Io 3-4 mesi cambio l'impianto, giusto? Io ogni 3-4 mesi cambio l'impianto. Anche per il taglio. Certo. Questo cross linking che vedete voi, che io faccio così, no? Questo è fatto senza uso di gel. Cioè, questo cross link, questi capelli si formano queste grandi ciocche. Viene fatto, diciamo, dalla tecnologia dei capelli intelligenti, quindi Sergio, il campo magnetico. Sergio dice, lucentezza, naturalezza, i miei diventano pagliosi dopo una mezz'ora. Ma so. Il 100% di quelli che hai fuori è uguale. Sembrano i capelli delle bambole. Sergio, quando sudi, io ti invito, perché veramente lo devi provare, quando sudi, ciao Giuseppe, ti si rigenera i capelli, è una cosa stranissima che devi provare, perché non lo puoi capire, Sergio. Cosa hai detto? No, ho detto, se sudi ti rigeneri, cioè non si sporcano, evaporano. Cioè, è una cosa, Sergio, che ti invito a provare perché... Se ti metti in gel, cosa succede la mattina? Dai. Non ce l'hai più. Ma che sei matto? Va via. Se non usi, io a volte mi brutto la massi perché uso dei gel forti, troppo forti. Sicché mi si incollano veramente i capelli, no? Dici, Mirko, non importa di usare la mastice per star fermo i capelli. Che a volte mi ripiglia. Dice, è un impianto con bioadesivi? No, assolutamente. Niente bioadesivi. Niente bioadesivi. Federica dice, ogni 3-4 mesi se ne acquista un altro, e a che prezzi poi? No, ti fai conto, Fede. Federica. Sì. Ciao Fede, c'hai la prova 30, la puoi fare una volta sola e 450 euro. Poi c'hai il piano di garanzia annuale, dove c'hai la copertura, diciamo, per i tuoi cambi. Quindi mediamente nella garanzia annuale, no? Che puoi avere, quindi viene fatto così, quindi non lo puoi acquistare, la tecnologia della pelle intelligente con la membrana del geco non la puoi acquistare una per volta. Fai la prima volta la prova 30, se vuoi andare avanti, vai avanti. E hai un piano di garanzia che ti copre dai cambi che dovrai fare il primo anno. Ciao Maurizio, come stai? Ciao Rob, pelle a contatto, dice un personaggio dalla palandrana e dominatore assoluto. No. Sergio dice, io evito di usare gel perché se li uso, addio, lo ancora so. Peggio, lo butto dopo un mese, poi io sono ciao ragazzi, come state? Un abbraccio, e ciao adesso, Carmela, un bacione, grandissimo. Dopo due mesi sono quasi verdi. Sergio, sei a 2 ore neanche da qua, vieni qua, dai retta a me, Sergio, ma veramente, vieni a toccare con le tue mani, sennò si fa discorsi, vieni qua, sei a 2 ore da qua. Rosa dice, per impiantare questo impianto quanto ha? Questo qui c'ha già 2 mesi tranquillamente, questo qui, questo qui è un impianto di 2 mesi, ragazzi, Rosa dice, per impiantare questo metodo c'è bisogno di radere tutti i capelli. Allora, la tecnologia del geco ha bisogno di avere la pelle glabra, quindi non si può applicare come si fa con la vecchia colla anche sui capelli, perché sennò non aderisce. Chiaro, i legami li fa con il sudore della pelle, quindi i sali della pelle e il calore della pelle, ma non con i capelli. Marco dice, il problema è la rinascita dei capelli rasati che poi frude, non si può tenere l'impianto 2 mesi. Ma chi l'ha detto questa cosa? Marco, sto dicendo questo. Marco, no, con il geco... Con la colla non lo puoi tenere. Con la colla lo puoi tenere, a parte con il geco, una sì. Settimana, ogni quanto volta la fai la manutenzione, senti? Cambio. Vedi tutto. Ho fatto un cambio. Ciao Maria Bart, ciao Boys, mi fai solo vedere come sono con la frangia? Come stanno con la frangia? Come le volevi vedere la frangia? Sì. E di là anche. Grande Bart, come stai? 10 euro.
per la capigliatura. Lui dice che lui fa la manutenzione ogni 15 giorni. Okay. Mirko, quanto tempo è che noi non ci vediamo? 2 mesi? Sì. Poi lui viene perché poi ogni tanto... No, vengo perché, hai visto, a volte si fa le dirette, si fa vedere, sicché anche se non ce l'ho bisogno... Ciao Rosa, ciao Matt, Bart, sai come piacciono a me, come li porto io? Ok, sì, la frangia però è questa, sai, ora c'ha già un taglio, Bart. Però c'è i live dell'Irene che ha la frangia, sì. Se lei torna indietro ai live c'è Irene che ha la frangia. Il genio è straordinario, lui fa delle cose straordinarie. Guarda cosa non deve fare, quindi io rimango perplesso quando ho visto, cioè no, io non sono rimasto perplesso perché tanto senti quando uno racconta, cioè te puoi raccontare tutte le storie che vuoi, ma le Iene hanno fatto un servizio, no? Certo. Al di là del fatto, hanno fatto quello che hanno visto. Certo, hanno raccontato, hanno no, più che altro uno degli inviati se l'è provato sulla sua pelle. E io lo capisco perché l'ha provato. Dice che lui fa la falsigenica con l'adesivo 2 volte a settimana. Lo tolgo 1 volta ogni 10 giorni, sì. Proprio l'adesivo. È la guerra. E però ci fa lo shampoo, dice. Però non, perché non ti senti pulito, certo, con l'adesivo, chiaro, non avendo le funzioni di autopulizia, di traspirazione, però vabbè, ti sai gestire, diciamo, no? Con la tecnologia del gel potresti proprio cambiare proprio completamente il modo in cui utilizzi i capelli e proprio falli come fossero tuoi con questa membrana. Ciao Giacinta, ciao Angelo! Comunque sta bene con i capelli un po' in avanti, va detto. Sergio dice, chiede se siamo presenti a Roma. Sì, ci siamo a Roma, siamo anche a Viterbo. Quando vuoi provare la tecnologia del gel poi ci fai sapere che differenza ti può portare, no? Ciao Fabio, ciao ragazzi, buon pomeriggio, carissimo, come stai? Mitico, tutto bene? Ciao Mario, siamo qui a parlare, quindi cosa volevi dire? Ora mercoledì dice ci sarà un altro, e di cosa parlo? Cosa volevi dire a quel ragazzo, se è vero, io perché l'ho visto, non so se è montato quel servizio. Se è vero che soffre così tanto, di farlo io venire vorrei, più. Io vorrei che provassero la tecnologia del GEMO, quindi poi può raccontare dopo cosa è la differenza tra la colla, quindi è un prodotto senza colla come la tecnologia del GEMO. Federico adesso sì. Chiede, come si gestisce l'applicazione la prima volta? Si passa da cavi ad avere capelli? Certo. No, puoi fare uno step by step se questo è il tuo problema, quindi puoi fare un percorso quindi di rinfoltimento graduale che nell'arco di 3 mesi si decide insieme, insomma, di solito chi ha problemi a entrare in un ambiente dove ti potrebbero vedere o comunque si potrebbero accorgere, no? Ma di farli naturali, i capelli devono essere una fase, no? Si delle può fare uno così. Step by step concordato con il cliente, di solito si fa, chi ce lo richiede. Ciao Rita, ciao Belli, nelle Marche ci siete, Marche dove siamo? Marche. A Pescara. No? Ciao Rita, siamo a Pescara. No, Ancona, Pescara, va bene. Ciao Elena. Marco dice Marche. Che lui riappiccica l'adesivo anche dopo lo shampoo e non sbava l'adesivo come la colla. Ha fatto 1000 prove per tornare al punto giusto. La colla è ingestibile, però. È vero. Bravo. Devi fare piano piano per abituare la gente. Bravo. Che adesivo usi? Poi Sergio dice, dai, non ce la faccio più, già temo l'idea del mare e del caldo. Attenzione, la traspirazione. Ecco, un'altra cosa hanno detto, cioè hanno fatto vedere, no, che lui faceva il gavettone con l'impianto, con la colla, no? Ma è vero, perché poi alla fine voi dovete vedere la traspirazione del geco, quindi non utilizzando colla, perché poi chi va a dire che con la colla, cioè se te io ti metto una spalmata di colla sulla testa. Walker tape. Ah, Walker tape. Ultra old. Ok. Federico chiede se ci siamo in Emilia Romagna. Sì, ci siamo, a Cesena. Quindi dicevo, i capelli, quindi la tecnologia del GECO traspira come la pelle, quindi a 250 micropori per centimetro quadro, punto. Questo. Io ho visto le protesi possono avere dei fori, ma i fori entra l'acqua, cioè qui l'acqua non deve entrare, un po' come la pelle. Però quando si spalma la colla, diffidatevi che mi racconta le balle che traspirano, quando ho dato una bella spennellata di colla e poi gli impianti sono tutti non traspiranti con la colla, quindi questo è il concetto. Allora è l'ora di dire basta a un qualcosa di impreciso e vistoso e andare avanti con la tecnologia del GECO, insomma io questo io consiglio, insomma, non perché l'ho detto io, ma neanche perché l'ha detto lei ieri, ma perché è una realtà vera, no? Marco dice che lui non si ciao Massi, ciao Claudio,
saluto al nostro direttore della Sicilia che si trova a passare di lì, i capelli intelligenti vi aspettano a Catania, Palermo, Ragusa e Caltanissetta. Ciao, ciao grande Massimo. Marco dice che lui non bagna i capelli al mare, si sporcano e li umidisce con le mani sotto la doccia. Madonna. Digli qualcosa. No, io ti, no, veramente, io ti consiglio di fare un'esperienza con veramente il nostro impianto, perché i capelli intelligenti col mare si rigenera, l'acqua salata veramente, cioè va provato Sergio, veramente, guarda, te lo giuro che va provato, a costo di dirti guarda te ne rimborso io personalmente, cioè Sergio, quando proverai questo impianto qui dice ma dov'ero fino ad oggi, dov'ero, veramente Massi, veramente Sergio, vieni a provarlo prima dell'estate, te ne accorgerai, io te lo dico, vieni Sergio a provarlo. Dice, secondo voi dopo questo servizio delle Iene le aziende si chiuderanno tutti sulla vostra azienda? No, non è un problema che riguarda Massimo, penso io, perché voglio dire, a parte che non ce la fa tutt'oggi a contentare l'estero, perché in Italia ci arriviamo sempre dopo anni, tra un po' serve più i clienti esteri che quelli italiani, sì, che voglio dire, no. Sergio, senti, una cosa ti posso dire è questa, nell'ultime settimane sono arrivate tante richieste in più, già ce ne abbiamo tantissime di chiarezze, di persone anche che magari sono rimaste un po' allibite da quello che hanno visto, no? Perché poi alla fine non pensavano che tutti i problemi fossero dati dalla folla, ma effettivamente no. È così, quindi allora vanno a cercare qualcosa, noi anni si dice di... Allora io ho amici, mi credete, io ho amici che volevano l'impianto perché soffrivano i capelli, io gli ho detto andatevi a mettere prima, no, venite da, cioè non venite dove vado io, andate a prendere la cosa, ma te sei matto di qua, ma perché ci vuoi far provare quello? Ma per fargli capire la differenza, Sergio, per fargli capire la differenza, perché tanto se non la provano, poi dicono, madonna, non c'è altro, andate a provare veramente i tempi primitivi, mettetevi la colla e poi mettete gli impianti che oggi ho avuto la fortuna di conoscere. Perché la gente non ci crede, ragazzi, non ci crede. La portavi anche te la colla? Dio, buono, 20 anni, Massi, 20 anni. Io 20 anni di colla vengo, da 20 anni di colle. Marco vuole sapere se ci siamo in Sicilia. Sì, ci siamo, Marco, in Sicilia. Lasciali il numero dove chiamare. C'è il numero fissato. Ma poi, Sergio, i capelli questi qui li metti come cazzo ti pare. Quelli, i capelli degli impianti a colla, non ce li metti i capelli così. A voglia di discorsi, io l'ho provato di tutte, con la rete, da peschereccio. Ho provato di tutto, con... Con il soldatino a palanca lì, con una membrana alta così, con una membrana alta così. Ma sei come palanca allora. Dio, Madonna. Li portavo tutti in avanti, capite? Per far vedere che c'era un coso così, con la colla a topo lì, che poi si gonfiava qui, si alzava dopo due settimane, gonfiava. No, perché mangiavi il dolce. Faceva da imbuto, faceva. Mangiavi il dolce. Dai, ragazzi, vai. Meno male che esiste la tecnologia del GECO, quindi è stata inventata nel 2010, sono passati 12 anni, però sai, le grandi innovazioni... Così sembra andare a motorino. Farei una prova con un bel collacciaro. Davvero, con la tecnologia del GECO per vedere nella vita normale tutte le cose, sauna, piscina, proprio. Davvero, bravo, io gli farei fare di tutto, sport estremi, sauna... Ciao Claudio, ciao. Hai detto una cosa... Nel bagno turco e nella sauna io non ci potevo stare. Te prova a metterti questo impianto e vedi l'effetto di già cosa succede, Sergio. Cioè, perché te ti viene, ti tocchi perché ha paura che casca, con la colla scivola. Perché dopo tante ore di calore, se sì, stai in centro d'acqua. Benessere non ci stai. Un po' d'acqua si spinge, un po'. Ragazzi, io che vi devo dire? Basta, non ce la faccio più. Quindi, cioè, venite qua. Quindi aspettiamo mercoledì? Dovete venire qua, aspettiamo mercoledì altre 9. Tra poco un'ora che siamo in diretta. Allora ragazzi, Sergio, poi ci c'era Francesco, Sergio, Marco, Federico. Allora ragazzi, quindi la tecnologia del GECO, basta con questa cosa, l'hanno detta le Iene, l'hanno detta. Dai. Ormai è stata smascherata. Cioè, no. Io noi 10 anni quando prima... raccontando questa, ora però se la dice la televisione la gente ci crede. Ci crede un po' di più, perché la dice le Iene, perché l'hanno provata. Cioè, noi, io non rinnego la colla, perché l'ho usata anche noi, siamo stati i primi a usare la colla verde, la colla bianca, ma ormai è una tecnologia. Madonna, cazzo. Parlato una dentiera e un dente fisso. Cioè, bravo. Sergio dice, un'ultima domanda, il prezzo dell'impianto varia in base alla proporzione di testa da coprire? Ma nelle parziali diciamo no, la prova 30 è uguale per tutti, sono 450 euro. Federico, e fa conto un piano di garanzia modulato, Sergio, ti potrebbe costare
modulato, quindi con quattro cambi che te sai che già sei. Ciao Carmela, Berdu Picciotto, mi dici Carmela, un bacio. Dicevo, parti dal piano base, non si consiglia se è la prima volta proprio per prendere il giro da 1800 euro. Federica chiede come si rimuove. Normalmente c'ha un suo modo, ma no, ma più che altro c'è il geo. Se te lo metti, lo levi dalla parete, se lo tiri verso la forza ionica non si stacca. Se te lo tiri per così non si stacca, quindi. Lateralmente piano piano c'è un sistema tutto suo, tutto sì, suo, ma è sempre male, tu ti fa male alla testa. Vabbè. Certo. Però quello poi lo rimetti sotto l'acqua, lo rilavi con gli sciampi e con le proteine alto peso molecolare, lo riasciughi e lo riapplichi. Poi Transillone vuole sapere come sono ancorati alla testa. Come sono? Ancorati. Si è detto ora. È entrato ora. Ma ciao caro, guardati. Non si usa la colla, poi dopo ti riavvolgi il naso, lo vedi, si utilizza questa membrana del geo già integrata dentro. Non si usa pellicole, non si usa adesivi, non si usa qualsiasi tipo di colla, non si usa niente, cioè praticamente questa invenzione di Massi ti permette di non portare niente tra la cute. Potresti paragonare a un trapianto senza fare l'intervento. Davvero. Però molto meglio, perché tu hai una gestione tutta tua, una gestione di qualità, una gestione di quantità di capelli che magari non si può avere, va bene? Quindi grazie. Questo è, allora. Dicevo io, ciao Renato, ciao Mezzo, ora siamo un'ora, siamo qua, che volevi dire? Allora aspettiamo. No, basta, io volevo invitare le persone veramente a provare a venire qua a Firenze, se sono dubbiose di venire qua veramente, e veramente pago le spese per il viaggio se non sono soddisfatto, o per presa di posizione. Ciao lo Max, faccio. Come stai? Ciao Guido. Dovete venire qua a capire. Grande parrucchiere, come stai? Stai lavorando forte, mi dicono. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Si stava parlando, se sei entrato ora, diciamo, del problema della colla. Ho visto il filmato, cosa spalmavi? Chiedo solo per curiosità, so che siete spalmavi. Bravi. Ho visto il filmato, cosa spalmavi? Che no, spalmavo? No, Bart, non so, forse deve andare. Ma una curiosità, ma perché non la metti anche tu la protesi? Se me la facessero. mandano sempre avanti i clienti. Davvero? Federica vuole sapere se siamo anche in Puglia. Sì, siamo a Bari, no? Ci siamo a Bari, Fede, ci siamo a Bari. Ci siamo a Bari. Quindi, basta. Mi dico uno. No, vabbè, dai, siamo qui adesso. Ascoltami. Cosa volevi raccontare? L'ultima cosa, quindi io direi, se avete gli impianti vecchi con la colla, no? Quindi anche dopo aver visto quello che è la realtà di quello che può succedere, prenotate la prova 30 Smart a 149 euro e chiedete la trasformazione alla tecnologia del GECO, poi dopo fai, dai, tanto non la paghi, lo so. No, dipende, la paga a me, chi l'ha detto che non la paga? È una scommessa, la paga a me, come no? Ecco perché non lo fa, perché gli scoccia pagare scommesse. Mister M vuole sapere se siamo anche a Napoli. No, a Napoli non ci siamo. Peccato, perché a Napoli vedo delle cose, a Napoli vedo degli impianti, signore Dio, ragazzi, che Dio ne scampi. Sì, scusami, eri te che facevi un procedimento, sì, Bart, cioè non era una colla quella lì, ma era, diciamo, la rifinizione dei poliuretani che si usano per la tecnologia del GECO longrange. Sì, bravo. Attacco automatico, che è tutto automatico. E nulla, ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi canali. Vi raccomando, ai nostri collacciari, basta, vi prego, basta. Basta, basta, un basta, po' di dignità. Ragazzi, aspettiamo cioè, un po' di dignità. Se fosse vero quel servizio, un po' di dignità. Un po' di dignità. Lo invito a provare la tecnologia 3D senza colla. Un po' di dignità ai collacciari, ragazzi, cambiate passo, giù, dai, basta. Ora poi secondo me la mettono fuori legge la colla. Dio, ma sì, quelli muoiono, si impiccano. No. Veramente. Un saluto a tutti, un grande saluto. Con l'occhiale della Lamborghini. Con l'occhiale della Lamborghini. Ciao a tutti. Ciao Angela, un saluto. Ciao. Amici Instagram. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Guardatevi. Chiamate il numero in sottopressione. Guarda, per qualsiasi informazione chiamate qui. Ciao a tutti. Ciao. Va bene, chiamate qui e ci rivediamo nei prossimi giorni. Allora, se poi mercoledì ci sono delle
delle novità, devo decidere a venire a Firenze, lo detesto quando si passa le mani nei capelli. Ciao, ciao Bart, amico ciao. Mio, mitico! Un saluto a tutti gli artisti. Lo so, Mirko è un grande, capito, con le mani. Saluto nel blu. Ciao, sì, bravo. Ci vediamo nei prossimi giorni, ciao. Ciao, ciao da grande Mirko. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Quindi cosa dicevi? Abbasso la colla? Abbasso la colla, voglio dire, continuate, mi raccomando, prossima stagione ordinate i vasoni a 5 kg per la colla, mi raccomando, così almeno siete più tranquilli per passare l'estate. Ecco la di blu, ecco arriva lei, dai, vediamo il sudore di blu un attimo, vediamo un po', solo acqua perché il geco beve acqua, perché gli altri vogliono acqua. È tipo cammello, questo è un geco cammello però, questo succhia, questo è un tipo... Succhia anche le parti basse, questo dei capelli, le parti basse dei capelli, succhia. Va bene. Ok. Ciao a tutti. Sì. A giovedì. Ciao dal grande Mirko, ciao. Ciao dalla mitica Lady Blu, ciao agli amici di Instagram, ciao dal presidente Max, dal canale Capelli Intelligenti, il miglior canale per le vostre soluzioni migliori. Ciao, a ciao. Presto. Ciao. Ciao.